una donna guida i cavalieri, com'è andata? Bella. Una novità per tutti noi e ce ne vantiamo, grande Maria Giovanna, veramente brava. Troppo bella. Bravissima, sì sì. È stata bravissima, ha fatto una cosa che non era stata mai fatta a Bolotta, no? Il giro della chiesa al galoppo. L'Ardi attorno alla chiesa di San Bacchisio la riproporrai anche ad ottobre? Sì, sì, assolutamente sì. Insomma, ripristiniamo una vecchia tradizione? Sì, 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 sì. C'è stato nessuno che si è permesso di superare, no? la scorta, la prima maniera, di solito invece capita questo. Sì, ma perché la tradizione è quella, comunque loro stanno difendendo San Bacchisio, quindi cioè, ci fosse stato sarebbe stata anche una cosa bella, e la festa è quella, ci sta anche chi supera. È successo che una corsa equestre fosse guidata da una donna? Che sappia io, no. No. Non siamo addietro di Sedilo, perché la nostra è proprio un'Ardia, non siamo addietro di Sedilo, di Posto Maggiore e neanche di tanti altri paesi. Possiamo figurare in tutta l'isola. I nostri sacrifici non sono stati mai valutati dalle nostre amministrazioni, dai giornalisti e da chi vede i sacrifici che facciamo, perché siamo stati messi sempre in un angolino. Mi auguro che qualcuno si svegli anche per il bene del paese. Ma certo che sì, è solo un telegiornale. Come oggi sempre.